Allora, un importante traguardo, quello della caserma dei Vigili del Fuoco, che se n'era parlato, un atto concreto finalmente arrivato. Sì, dopo l'approvazione dell'autorizzazione a firmare il protocollo con il Ministero, i Vigili del Fuoco e il Demanio, ora arriva la cosa più importante, la lettera del Ministero dell'Interno, dove c'è l'autorizzazione alla disponibilità delle risorse di 1.600.000 euro per la realizzazione della caserma, ovviamente una prima stima in base al progetto preliminare che noi avevamo già presentato e che aveva avuto l'autorizzazione. E autorizza il Comune di Fano come stazione appaltante per poter finire la progettazione e affidare i lavori. Questo è un bellissimo risultato che conferma che Fano c'è, e mi piace sottolineare che questo lavoro che il Sindaco ha fatto col Ministero, ma soprattutto il ruolo, come avevo annunciato, che Fano doveva recuperare in un ruolo non solo locale ma anche regionale e nazionale, e questa ne è un'ulteriore conferma, perché riusciamo ad avere un finanziamento, e non dalle risorse dell'amministrazione comunale, un finanziamento statale per questa realizzazione che la città, ma soprattutto i Vigili del Fuoco, da anni attendono. Tanti impegni, tante promesse mai realizzate. Io, come mia abitudine, amo annunciare poco, ma quando dico una cosa poi la faccio veramente, e oggi con questa comunicazione, con la lettera che abbiamo ricevuto, ne è un'ulteriore conferma.